Riduzione degli sprechi, produzione di energia pulita, utilizzo ottimale dei fondi PNRR, ma anche ricerche congiunte e trasversali legate alla sostenibilità e alla transizione energetica. Questi gli obiettivi dell'accordo firmato tra la Regione Piemonte e i quattro Atenei del territorio, Politecnico e Università di Torino, Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Università del Piemonte Orientale. Il tema è fondamentale, cioè diffondere la cultura, le buone pratiche della sostenibilità. Noi abbiamo una strategia che abbiamo approvato la scorsa estate, quindi dobbiamo partire, dobbiamo diffondere queste notizie e lo vediamo oggi sulla nostra pelle quanto è importante, insomma, accelerare e appunto far capire che sono cose importanti soprattutto per il singolo cittadino. In primi ci mettiamo noi in primo piano per cercare di essere più sostenibili al nostro interno, e siamo già macchine piuttosto grandi, ma soprattutto mettiamo la nostra scienza, la nostra cultura, la nostra ricerca al servizio della società, in particolare dei più giovani, per formarli ad un futuro sempre più sostenibile. Ogni edificio che costruiamo deve essere a norma ed essere anzi di esempio, non semplicemente meritare la sufficienza dal punto di vista normativo, ma essere esemplare, il che ovviamente comporta dei costi che comunque siamo intenzionati a sostenere. Le università si sono riunite, stanno costruendo un'alleanza sempre più solida per garantire questo supporto ai politici che dovranno assumere delle decisioni difficili che coinvolgeranno i nostri stili di vita, il nostro modo di lavorare, il nostro modo di muoverci, e quindi è indispensabile il supporto della scienza. È talmente importante il tema che è stato quello dell'apertura dell'anno accademico della nostra università, proprio la sostenibilità non solo all'interno del sistema economico, finanziario, transizione ecologica, ma sostenibilità dell'università.